Motore monocilindrico più potente di una supermoto è ora in costruzione. Ducati. La nuova Ducati Hypermotard 698 Mono è una supermoto monocilindrica da 77,5 cavalli vapore. Di conseguenza, la KTM si aggiudica il titolo di monocilindrico più potente, che potrebbe essere un argomento convincente, soprattutto tra il gruppo target dei motociclisti più giovani. La nuova Hypermotard ha l'aspetto che dovrebbe avere una supermoto, gambe alte, stretta, radicale. Si vede che alla supermoto piace guidare sulla ruota posteriore. Ci sono due varianti, il 698 Mono Standard è disponibile solo in rosso, costa 12.390 euro. L'RV che abbiamo testato è disponibile solo in nero e rosso, costa 13.390 euro. Oltre all'altra verniciatura, ha un quick shifter di serie e cerchi verniciati chic e un telaio rosso. Potremmo immaginare che molte persone prenderanno il mono più economico perché è molto più facile da ridecorare, il che fa parte delle buone maniere per i motociclisti di felpe con cappuccio. La macchina è lunga 2,11 m e ha una silhouette decisamente slanciata. Il parafango sulla ruota anteriore è montato in alto, in modo che la ruota non sembri affatto un cerchio da 17 pollici, ma molto più piccolo. Ci piace il forcellone bilaterale in alluminio e il doppio impianto di scarico sotto la sella. Quando la macchina si guida nel modo in cui appare, non c'è molto che possa andare storto. Ma di questo parleremo più avanti. L'Hypermotard 698 Mono ha un'altezza della sella di ben 904 mm. Sembra quasi invincibile, ma non è affatto male, perché grazie all'altrettanto generosa corsa della molla, scatta profondamente quando ci si siede. Ti siedi in posizione eretta e orientato verso la ruota anteriore. La sella è stretta e lunga, in modo da poter regolare la posizione di seduta in base al proprio stile di guida. Pesa 150 kg a secco e può quindi essere manovrato come una bicicletta da fermo. Il manubrio è largo e alto, quindi fin qui tutto è tipico della supermoto e simile alla concorrenza, la KTM 690 SMCR. In campo tecnico, il nuovo Duke sfrutta i suoi punti di forza rispetto alla concorrenza. Ha un cockpit LCD invertito e da 3,8 pollici, che non è particolarmente grande, ma fornisce comunque informazioni sulle cose più importanti, velocità, marcia, temperatura del liquido di raffreddamento, luci diurne, modalità di guida e RPM. E in modo tale che tu possa davvero leggere la velocità. C'è l'ABS cornering, il ride-by-wire, 4 modalità di guida, 3 modalità di potenza, il controllo dell'impennata e del lancio, un EIMO a 6 assi di Bosch, il controllo del traino del motore, il controllo della trazione e un quick shifter di serie, solo RVE. Si notano soprattutto i sensori dell'angolo di piega e il loro intervento nel controllo della trazione e dell'impennata. Le modalità di guida possono essere configurate in modo semplice e veloce e naturalmente anche l'ABS può essere disattivato. Non preoccupatevi, le impennate e gli scivoli sono possibili senza problemi. La luce è completamente a LED ed è visivamente molto riuscita. È possibile passare dalle luci anabbaglianti a quelle diurne tramite un interruttore. E Ducati ha pensato anche alle luci di emergenza e al ripristino automatico degli indicatori di direzione. Il suono del Duke è un po' ambiguo. Da ferma è troppo addomesticata per i nostri gusti, ma a un po' più di giri inizia a suonare come Ducati, ma solo allora. Naturalmente, i due potenziometri sotto il sedile sono davvero fantastici.
E probabilmente ci sono anche termini negli accessori, che sicuramente porteranno ancora più suono. Quindi, ho guardato la macchina, ci ho girato intorno, ho fatto un test del sedile e ho fatto un sound check. Ora è finalmente il momento di mettersi in viaggio. Tuttavia, non sulla pista di go-kart o su una pista da corsa, ma normalmente su una strada di campagna. Ma anche in questo caso, l'Hypermotard 698 Mono è molto divertente. Come è tipico di una supermoto, si gira con facilità e può essere lanciata avanti e indietro come una bicicletta. Il peso ridotto rende il Duke un fratello leggero. Anche la ruota anteriore si alza facilmente, soprattutto quando l'impennata e il controllo di trazione sono impostati per essere addomesticati. In realtà, sale sempre davanti quando si gira l'acceleratore. Non c'è da stupirsi, con questa geometria del telaio e oltre 77 cavalli vapore. Tuttavia, l'Hypermotard non riesce a tenere il passo con la KTM SMCR in fondo. La coppia di 63 nanometri è degna di tutti gli onori per uno stufato, ma l'Austria è in vantaggio. 73,5 nanometri di coppia. Ma questo non toglie nulla al divertimento, giriamo sempre un po' più in alto e la volpe se ne va. Al di sotto dei 3000 giri al minuto, il motore è comunque riluttante e ne informa il guidatore al di là di ogni dubbio, anche scuotendolo bruscamente. Inoltre, non solo il suono è più impressionante, ma il motore si sente anche più a suo agio e compensa con una pressione infinita. Il telaio dell'Hypermotard è completamente regolabile, lo smorzamento tramite interruttore rotativo sugli steli della forcella. Anche il monoammortizzatore Sachs è regolabile, quindi non c'è nulla di cui lamentarsi. Gli pneumatici utilizzati sono i Pirelli Diablo Rosso IV. La moto si guida bene di conseguenza, il contatto e il feeling con la strada sono sempre presenti nonostante l'immensa escursione delle sospensioni, anche qui non abbiamo suggerimenti di miglioramento. Questa Ducati merita un elogio speciale anche per quanto riguarda i quick shifter e i freni. L'assistenza alla frizione funziona in modo assolutamente fluido e burrino in entrambe le direzioni e la pinza, fissa M4.32 a 4 pistoncini di Brembo va a lavorare in modo velenoso, ma comunque ben dosato. L'Hypermotard 698 Mono ha un solo disco all'anteriore, ma misura ben 330 mm ed è azionato da una pompa freno radiale, anch'essa Brembo. Risultato, decelerazione brusca con la minima forza della mano. Già che siamo in tema di leve, queste sono ben progettate, regolabili e hanno un aspetto molto prezioso. In generale, la macchina dà un'impressione di alta qualità nel complesso, il che è prevedibile a questo prezzo. I cavi che corrono sopra l'abitacolo non si adattano perfettamente, il che è probabilmente dovuto alla lunga corsa delle sospensioni. Una volta immersi, è possibile vedere chiaramente le lunghe distanze che questi cablaggi devono percorrere. L'Hypermotard 698 Mono RV viene fornito con una garanzia di 2 anni senza limiti di chilometraggio. Il tagliando è dovuto ogni 15.000 km, che è molto generoso per un motore monocilindrico. Il consumo di carburante del Duke è di 4,8 litri, il che si traduce in un'autonomia massima di 250 km con una capacità del serbatoio di 12 litri. Beh, è solo una supermoto, non un piroscafo da turismo. I test sulle supermoto sono sempre molto divertenti per noi. Probabilmente perché non ci adattiamo più a questo tipo di moto in termini di età. Tuttavia, abbiamo anche urlato ad alta voce nel casco per pura gioia, guarda il video di prova. La Ducati qui fa tutto bene tranne che per il suono da ferma e troverà sicuramente molti amici. Dopotutto, ora è più forte della concorrenza. Scheiße! Okay. 3, 2, 1. Ab geht die Ducati! Ja.
100, aber gar nicht so schlecht.